strano. E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. 14 agosto oggi sto partendo per la Toscana, visto che mi farò il 15 e il 16 in Toscana. Adesso siamo verso, sono le 4 circa del pomeriggio. E niente, sto partendo appunto per la Toscana. In questo momento sto utilizzando anche il navigatore nuovo, quindi questo video magari lo vedrete in due volte. Quindi niente ragazzi, la destinazione per oggi è Ronta, è vicino al Mugello. Quindi un paese vicino a Mugello, magari ci passerò o già stasera o domani. Niente, sono più di 300 km da fare, farò quasi tutta autostrada oggi, quindi non vi starò lì a far vedere tutto, visto che sarebbe molto ma molto noioso. Comunque se ci sono aggiornamenti vi farò sentire, spero di non trovare molto traffico. E niente ragazzi, a dopo. Ciao ciao, a dopo. È una figata sto navigatore, ragazzi, guardate nelle gallerie. Non so se si vede, proprio mette il disegnino della galleria in primo piano con quanto è lunga. È davvero ottimo. Spero che duri tanto, che vada avanti tanto. Costo 50 euro neanche. Link in descrizione. Ok, usciti dall'autostrada. Adesso ci rechiamo all'albergo. Il passo della Futa lo farò domani, di prima mattina. Per il momento ci gustiamo questi paesaggi collinari e in teoria dovremmo passare proprio in mezzo al lago di Bilancino, che è qua, guardate. Stiamo percorrendo il lungo lago, ma mancano circa 20 km alla destinazione. Siamo vicini a Barberino di Mugello, lago di Bilancino. Bello. Cioè dovremmo passare proprio. Dovrebbe esserci un ponte. Esatto. Ponte sul lago, ragazzi. Va che bello. Va che bello. Ah, là c'è, mi sa, una diga. Bello. Oh, mi sa che passiamo ancora sul lago. Eh sì, è proprio una diga, ragazzi. Un bel digone. La diga. Se la viene giù la diga, è un bel casino. Ragazzi, stiamo facendo il passo colla, sto facendo, va che bello. Passo colla. La stanchezza si fa sentire in questo momento. Sinceramente, dopo più di 8 ore di lavoro oggi, partire subito così è davvero una bella tirata, però guardate che spettacolo, che stradina.
passo colla. Non è tanto passoso come passo. Che non rampica su. Non so se siamo già arrivati al picco del passo. C'è anche il treno. Il trenicciolo. Stiamo quasi arrivando, ragazzi. Va che stradina. Che stradellina. Bello. Va che zona che ho scelto, c'è spettacolo, spettacolo. Mancano 700 metri all'arrivo. Siamo arrivati alle ore 8. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ma che bella zona. Davvero bella. Che spettacolo. Due gen metri, 128. Ecco. Siamo arrivati. Eccoci ragazzi, secondo giorno, ecco qua il room tour. Stanza molto grande, molto molto grande, con bagno molto molto grande. Guardate fuori, tutto dall'albergo questo, spettacolo. E rieccoci ragazzi, dopo aver fatto colazione, una colazione molto buona, in questo albergo davvero spettacolare, si parte. Adesso farò un giro qua nella zona, un giro che mi ha consigliato il proprietario, per andare a finire sul passo della Futa. Che bello! Mi ha detto qua c'è il passo del Sambuco. Che bello! Ischia! Grande! Ferragosto! Amore mio, non ti conosco! Ma che spettacolo! Oh, che poltornante! Che figata, Cec! Woohoo! Ma che storia!
Che storia marcia. Oh, spettacolo, eh. Spettacolo. Che bello. Bello, bello. Scetch, ma che strada. Che strada. Oh, ma è troppo bella sta strada, Scetch. Guarda qua. Adora, adora, adora. Che spettacolo! Ringrazio l'albergatore che mi ha consigliato questi posti. Bellissimo! Te, ma non è spettacolare sto posto? Madonna santa! Troppo divertente sta strada, cioè, è bello! Ok, qua passo della... passo Sambuca. Che spettacolo! No, ma dai! Cos'è sta roba? Siamo già arrivati al passo, boh. Qua non segnano, non c'è il cartello del passo, porca palla. Allora stiamo scendendo. Figaro, bello. Qua il passo della Sambuca. 1080 metri sul livello del mare, bello. Va che spettacolo! Va che spettacolo! Scusa, non lo facciamo. E non si fa. È certo che si fa. È certo che si fa. E niente ragazzi, prima di volare consultate sempre questo sito di Flight. Vedete che qua mi trovo in una zona pericolosa, quindi in teoria non posso volare. Quindi niente, non farò alzare il drone.